soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sacalewa. This time for Africa. Prima gara del programma. Giustamente. Benissimo, perfetto, bravi. Bravi. Della categoria esordiente femminile, siamo già una vincitrice, poi intanto vorrei anche un accenno da parte degli organizzatori, farmi vorrei che mi facessero sapere se la partenza della gara della serie master è assoluta. I due protagoniste, attenzione perché vediamo uno sprint incredibile proprio sul finire della gara, proprio su questo livello nazionale, un testa a testa. E uno di loro giustamente avrà vinto questa gara. Complimenti anche a voi ragazzi, che state incitando le vostre compagne, i vostri compagni, complimenti agli organizzatori. Intanto vorrei anche un accenno da parte degli organizzatori, farmi vorrei che mi facessero sapere se la partenza della gara della serie master è quella assoluta. Perfetto, perfetto, sempre categoria esordienti, se non sbaglio, veramente dovrebbe essere la categoria esordienti B, dovrebbe, ma... Viatori! 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 Tanto vorrei ricordare a quanti sono... La fiamma Messina e poi altre quattro protagoniste, tutte le compagne di squadra, tutte le compagne di squadra che si cimenteranno appunto su questi due giri e mezzo di questo percorso di 400 metri all'interno del centro sportivo polifunzionale di Savoca. Naturalmente il tempo ufficioso sono 3 minuti e 10 adesso, quindi la conclusione è proprio in questo momento 3:14 all'incirca, il tempo ottenuto da Davide Poranzinga. Sua fatica sui 1000 metri della gara riservata a lei chiaramente. Questa nostra rappresentante a concludere in seconda e terza posizione, quindi si conclude anche la gara delle femminili. A questo punto credo che siamo pronti per togliere proprio 5 minuti anche per quello che riguarda la partenza dedicata ai protagonisti della Pallacanestro.
certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Dobbiamo dire, è un po' alto, dobbiamo dire la verità, è un po' alto. E allora Gianluca Coppolino che riceve la medaglia dall'assessore Saboca, complimenti, mentre arriva anche Angie Barbera Codello, complimenti ad Angie Barbera Codello che chiude così la sua fatica dopo ben 10 km e 400 metri. Al secondo posto, sempre per Odisseus Messina, Michela Leo. Michela Leo sul podio, grazie. Ecco, riprendiamo così senza per forza un ordine d'arrivo, anche se qui abbiamo comunque in ogni caso un ordine d'arrivo. Lo faremo salire, facciamo un gran bello applauso anche al terzo classificato e fa la plena l'Odysseus con Roberto Schiavo. Roberto Schiavo, terzo classificato. Ringraziamo anche l'assessore di Salvatore Piazza coinvolto in quella che è questa premiazione. Al quarto posto Antonino Moschella, Odysseus Messina, classificato che Giovanni Fiumara. Giovanni Fiumara, quinto classificato, che riceve anche lui la medaglia. Al secondo posto troviamo Giulia Foti. Brava Giulia! Mentre al terzo posto abbiamo Doriana Smeriglio. E poi la quarta classificata che invece è Chiara Crisafulli, quarta classificata. Dov'è Chiara? Forza Chiara, quarta classificata. Daniel! Antonio!
questo. Troviamo anche il secondo classificato dopo Daniele D'Amico, al secondo posto Francesco Sindoni. Lo vediamo dopo, al terzo posto Antonio Morabito. Antonio Morabito che è il terzo classificato, abbiamo anche un quarto classificato dell'atleta Giovanni Moschella. Quarto classificato Giovanni Moschella, c'è Giovanni? Eccolo che arriva, perfetto, complimenti. Facciamolo salire sul podio, via, dai. Anche se non è il secondo, non ha importanza, riempiamo questo podio. Ce la facciamo? È il quarto comunque, giustamente, dobbiamo dirlo. Cos'è? Che è successo? Eccolo qui, complimenti, facciamo un applauso alla foto, a questo podio. E andiamo avanti con le premiazioni e stavolta... sempre 50 metri con il primo classificato, categoria esordienti maschili A, per l'Atletica Nepro di Kevin Vitanza, primo classificato. Al secondo posto per la Fiamma Messina, Stefano Morana. Attenzione perché sta per arrivare, frattanto che abbiamo questa premiazione, anche Salvatore Bonaceto. Forza Salvatore! Applausi a Salvatore. Con tutti i mondi. Allora, terzo, cosa è successo? C'è questa nostra confusione. Vediamo un attimino cosa è successo. Qualcuno che avrà staccato, ecco, forse. Oh. Perfetto. Allora, secondo classificato Stefano Morana, l'ho già chiamato, sì. Il secondo rimanga qui. L'ho chiamato Stefano Morana, è arrivato? Sì, è lì. Allora sono solamente questi due, possiamo archiviare anche questa premiazione, grazie. Potete scendere ragazzi perché non c'è un terzo classificato. C'è invece una prima classificata nella gara dei metri 60, credo, e si tratta di Alessandra Busà. Complimenti Alessandra. E allora sei l'unica rappresentante di questa categoria, quindi puoi lasciare chiaramente il podio. Poi un altro primo classificato nella gara dei metri 50, categoria esordienti maschili A, Federico Sindoni. C'è Federico? Non c'è? E allora chiamiamo un altro primo classificato negli 80 metri e dell'atleta della Fiamma Messina, Andrea Morana. Allora attenzione, Andrea Morana che viene chiaramente immortalato in una foto ricordo, al secondo posto per l'Atletica Nepro di Alessio Carcione. Bravo Alessio! Bravo Alessio! Ecco Alessio Carcione. Ok. B femminile nelle metri 300, chiamiamo Cristiana Coppolino, primo classificato maschile, non femminile, chiedo scusa. Due primi, oh! Al secondo posto abbiamo per l'Atletica Nepro di Gaia Regalbuto. Brava! Naturalmente è mista la gara, sia maschile che femminile. Al terzo posto per l'Odysseus Daniele D'Amico. Terzo classificato Daniele D'Amico. Allora naturalmente c'è una classifica che mi è stata cumulata sia maschile che femminile, se dobbiamo dire è così, ecco, non è sbagliata, va bene così, mentre ricordiamo che non abbiamo il nominativo. Allora abbiamo detto terzo è Daniele D'Amico, che è quello lì, è arrivato, perfetto. Al quarto posto Simone Tinaglia. Domenico Tinaglia. Poi al quinto posto Francesco Sindoni. Settimo posto assoluto Salvatore Lorè. C'è Salvatore?
E poi ottavo classificato invece per la Fiamma Messina è Antonio Morabito. Antonio, muoviti! Eccolo là! Sta arrivando! È arrivato anche Antonio Morabito? Sì, muoviti! Eccolo qui, Antonio, forza, raggiungi questo podio! E facciamo soprattutto una gran bella foto ricordo di questo, podio dedicato naturalmente agli atleti delle categorie giovanili. Facciamo una foto anche con il consigliere Giuseppe Muscolino, che scusa naturalmente ricordavo il nome ma non il cognome, che è maschile e l'atleta dell'Odysseus Messina, Gianluca Coppolino. Eccolo qui Gianluca, complimenti, e archiviamo anche questa premiazione velocemente prima che arrivi la pioggia. E continuiamo con la categoria esordienti A femminile per la gara dei metri 300, prima classificata Maria Grazia Morabito. Al quarto posto per l'Atletica Nebrodi, Chiara Catina. Quinta classificata per l'Odysseus Messina, Isabella Fleri. E poi al sesto posto per l'Odysseus Messina, Chiara Crisafulli. Questa la gara, la classifica riservata naturalmente alle atlete della categoria esordienti A alla femminile. E poi a seguire, subito dopo la foto di rito, anche la categoria esordienti A maschile, dove abbiamo due soli rappresentanti che chiamiamo. Al primo posto per la Fiamma Messina, Stefano Morana. E poi al secondo posto, dopo Stefano Morana, secondo classificato per l'Odysseus Messina, Federico Sindoni. Federico Sindoni, che è il secondo classificato. Ce l'abbiamo, Federico? E questa, diciamo, è l'unica categoria maschile da premiare, quindi lo premiamo e naturalmente lo ringraziamo. Può scendere dal podio perché adesso andremo a premiare invece la categoria ragazze, dove la prima classificata è l'atleta Marta La Rosa. Seconda classificata Alessandra Busà. Al terzo posto per la Fiamma Messina, Eva Rigano. Intanto diciamo che per quanto riguarda i premi di categoria, il primo classificato di ogni categoria nella gara che abbiamo assistito, degli atleti della categoria assoluta, comunque master, possono ritirare il proprio premio presso la postazione. Andiamo adesso alla categoria cadetti e cadette, dove troviamo al primo posto nella categoria cadetti Claudio Bonazinga. Anche unico rappresentante nella categoria cadetti, che naturalmente ringraziamo, e possiamo archiviare anche questa premiazione. E adesso premiamo la categoria cadette, dove troviamo prima classificata, è un quartetto formato dalla società sportiva Duilia, prima classificata Irene La Rosa. Al secondo posto Aurora Pettineo. Terza classificata Sara Ciminelli. Mentre chiude questa en plein a cura della società sportiva Duilia, Alessia Barresi, quarta classificata.